Bene, grazie, a pace, buonasera a tutti. Un altro video, un altro video. E sì, è prima della fine dell'anno, probabilmente o domani sera o dopodomani ne farò un altro. Vi racconterò l'inizio del mio ultimo, il quarto libro della collana dell'annuncio. Quello sull'Apocalisse, probabilmente vi racconterò l'inizio di questo mio libro di cui sono così entusiasta. Bene, mi raccomando, condividete per favore che questo messaggio possa andare più spargersi di più possibile, perché gli occhiali, se non c'eravate l'altra puntata un paio di giorni fa, è soltanto per motivi cosmetici, perché ho due borse sotto gli occhi che non mi piacciono, e allora se non mi piacciono, allora mi metto gli occhiali, ok? Va bene, allora vediamo. La più grande arma del nemico cos'è? È la paura e l'incertezza. È stata sempre fin dall'inizio la paura e l'incertezza soprattutto. Adamo, cosa gli ha detto il serpente? Ha detto, veramente Dio ha detto, ma sei certo, ma sei sicuro, ma ti puoi fidare? Veramente Dio ha detto. E a Gesù cosa gli ha detto? E se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio. L'incertezza, il religionismo sotto tutte le sue forme, in tutte le sue forme, non puoi mai essere sicuro della tua salvezza. Fateci caso, dall'Islam al cattolicesimo, ai testimoni di Geova, ai mormoni, all'evangelichesimo, non puoi mai essere sicuro della tua salvezza, perché il religionismo usa questa incertezza per poter controllare. E praticamente quando non puoi essere sicuro della tua salvezza, sostanzialmente non puoi fidarti di Dio. Il mio dovere è quello di cercare di girare le tavole, come si dice in inglese, al religionismo e darvi qualcosa di valore prima della fine dell'anno, perché qualcosa ve la devo lasciare. Oh, se Giovanni fosse qui, l'Apostolo Giovanni fosse qui, direbbe nella sua prima lettera, direbbe nel capitolo 5, versetto 13, queste cose vi ho scritto a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Quella parola sappiate è la parola greca eido, che vuol dire vediate, siate convinti. In altre parole, che voi abbiate la certezza assoluta che avete la vita eterna, non che ce l'avrete forse chissà se per caso, ma sei figlio di Dio, ma veramente Dio ha detto. No, non c'è incertezza, non c'è dubbio, non c'è assolutamente nessuna trepidazione. Che voi sappiate, che voi vediate, che voi siate convinti che avete la vita eterna. E questo è quello che Babbo Mario cerca disperatamente di farvi capire, di farvi vedere. E lotto continuamente contro tutte queste dottrine, queste idee, queste false dottrine che vanno in giro, che allora no, perché ti devi santificare, perché se no, se non ubbidisci, se non fai la volontà di Dio, se non di qua, se pecchi volontariamente, e c'è sempre quella paura, quell'incertezza che ti lascia in un certo modo sul filo del rasoio, come si dice in inglese, camminando sui gusci d'uova, che non sai mai dove metti i piedi, che non sai mai se vai bene, che non sai mai dovesse succedere qualcosa, non sai mai da che parte vai, perché nessuno ti dice hai la vita eterna, sei un figlio di Dio, hai la vita eterna, non la potrai perdere, punto e basta. La salvezza è tua, nessuno te la può togliere, nessuno te la può portare via, non la puoi perdere, la salvezza, la tua vita eterna è eterna perché ta-da! È eterna. Oh, quello che puoi perdere è la vita abbondante, come ho detto tantissime volte, la vita eterna non la puoi perdere, anche se disubbidisci Dio. Una volta che sei cristiano, una volta che sei un figlio di Dio, figlio sei, figlio resti. Non la puoi perdere, la salvezza, la vita eterna non la puoi perdere, ma la vita abbondante sì. Il figlio prodigo, lo sappiamo tutti, avrebbe potuto rimanere in mezzo ai porci, sarebbe morto in mezzo ai porci, sempre figlio del padre, perché quello lo è e lo sarà per sempre, ma sarebbe morto in mezzo ai porci.
avrebbe buttato via l'eredità del padre, avrebbe buttato via l'amore del padre, avrebbe rinnegato la famiglia, avrebbe perso tutto quello che il padre gli voleva dare. Perché? Perché praticamente perché peccava. Il Vangelo, statemi a sentire, il Vangelo è abbastanza, è sufficiente per avere la certezza della salvezza. Se uscite da quella mentalità dove c'è sempre la porticina di lato che dice sì, vabbè, però può darsi che allora, se però tu allora Dio no. No, no, no. L'amore di Dio è incondizionato, l'amore di Dio non può essere cambiato. Agape è incondizionato, senza condizioni. Amore anche se tu dovessi peccare dalla mattina alla sera, una volta che sei figlio, figlio sei e figlio resti. Non lo farai. Probabilmente, anzi senz'altro, perché il tuo spirito si ribellerà, il tuo cuore si ribella e desidera che tu ti comporti secondo quello che desidera il padre. Ma anche se tu dovessi peccare, se ti svegli la mattina e incominci a peccare, vai a letto la sera e continui a peccare, tutto il giorno hai peccato, di notte pecchi sognando, niente, pecchi continuamente, se sei figlio, figlio sei, figlio resti. La vita è eterna e non la puoi perdere. Quello che puoi perdere effettivamente la vita abbondante, che è quella che ti distrugge, perché il peccato è tremendo, il peccato ha delle conseguenze tremende, e ti distrugge la vita se non segui la voce del tuo divino pastore nel tuo cuore che ti guida. Romani 1,16 dalla Bibbia della Gioia dice: io non mi vergogno del Vangelo, anzi è proprio questo il mezzo potente di cui Dio si serve per salvare chiunque crede. E questa è la verità, proprio come ho messo su Facebook stamattina, come la farfalla viene liberata solo dalla morte del bruco. Dovete nascere di nuovo, dovete nascere dall'alto, dovete ricevere il DNA divino, dovete diventare figli di Dio, Gesù dice a Nicodemo. Come la farfalla viene liberata solo dalla morte del bruco, la vera identità dell'uomo non viene manifestata da esercizi complicati di disciplina spirituale, sacrifici e privazioni varie per sottomettere la carne, insensate sedute di esorcismo o ripetute dosi di liberazione dell'anima, ma unicamente attraverso la fede nel tutto e compiuto della morte e risurrezione del credente in Cristo Gesù. Punto. E quello è l'unica cosa che ti può rendere. Volete essere veramente liberi? Giovanni 8,36, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ma perché è così difficile? Se il figlio vi farà, in altre parole, se siete nati di nuovo, se siete figli di Dio, se il figlio vi ha fatti liberi, Colossesi 1,12-13, dove dice che vi ha liberato dal regno delle tenebre e vi ha trasportato nel regno del suo amato figliolo, fatto, finito, completo, tutto è compiuto, se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, ma perché volete andare a liberarmi è proprio quelli. Vabbè, lasciamo perdere. Non sto cercando di essere ostinato, puntiglioso, sto solo cercando di aiutarvi a portare quell'unica cosa che rende veramente liberi, la verità, nient'altro, è solo la verità che ti rende liberi, altrimenti ogni domenica vai avanti dal pastore a farti mettere le mani, a mandar via qualche demone o a liberare qualcosa o a cambiare, ripulire l'anima. La potenza del Vangelo è incapsulata, io credo, nella comprensione del tutto compiuto di Giovanni 19,30. Vi ricordate, dalla croce Gesù dice quel famoso messaggio, quando prima di spirare gridò e disse: tutto è compiuto. Quello è il messaggio che, se creduto, distrugge la paura e l'incertezza per il resto della tua vita. Quello è il messaggio, non le bagianate dottrinali, le cose di moda, eccetera. Adesso è venuta fuori, lasciamo perdere, la moda di fare, vabbè, lasciamo perdere, non voglio mescolarmi in quello. Quello è il messaggio del Vangelo, del tutto è compiuto, quello è il messaggio che, se creduto, distrugge la paura e l'incertezza per il resto della tua vita. Ed ecco il motivo per il quale il nemico, scusate, insiste nel dire: eh no, non tutto è compiuto.
Sarebbe troppo facile. C'è ancora tanto da fare per liberarci, purificarci, santificarci, giustificarci all'occhio di Dio, agli occhi di Dio, perché nessuno può esserne certo. Ma chi te l'ha detto? Ma se il figlio ti fa libero, sei veramente libero. Hai la certezza di essere libero. Scusate. La potenza dell'annuncio invece è proprio quello. Tetelestai in greco, kala in ebraico, tutto è compiuto. E la chiave è quello che dice Paolo nei Romani 8:38, che dice: e io ne sono persuaso. Se tutto è compiuto, non hai più da fare niente. Ma sarebbe troppo facile, Marchio. Ma è facile! Ma perché deve essere difficile? Ma perché Dio deve mettere Gesù Cristo sulla croce a morire una morte tremenda, incredibile, separato dal Padre per la prima volta nell'eternità, toccato dal peccato, bastonato, come dice il Salmo 22, dai tori di Bashan, dai cani e dal serpente che gli morde il calcagno, eccetera. Vi rendete conto della morte, di cosa ha fatto Cristo per noi? E cioè, i predicatori adesso non l'ha fatto, però adesso devi guadagnartelo, devi fare questo, devi fare quell'altro, non devi fare niente, devi solo crederci e basta, punto, e basta. È facile, sì. E Dio l'ha fatto facile apposta. Perché se no non c'era nessuno. Mamma mia, ragazzi. Adesso siediti. Efesini 2:6. Efesini 2:6. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Adesso siediti. Sei seduto? Ci ha risuscitati con lui ci ha fatti sedere, nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sai dove sei? Sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. No, io sono seduto qui a mia casa mia in Armano. Sì, questo, il mio fisico, il mio corpo, la mia materia, il mio materiale, la mia mente, quello che è umano, ma il mio spirito, amore mio, è seduto in Cristo Gesù alla destra del Padre, eternamente salvato, e non c'è un demone nell'inferno, non c'è Satana stesso, non c'è niente, nessuno che mi può togliere da quella posizione. Amen. Quindi siediti, riposati. Ebrei 4, 10 e 11. Ebrei 4, 10. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi diamoci da fare, dunque, per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità di Israele. Entra nel riposo, entra nel tutto è compiuto, entra nel... Ah, e che bella cosa! No, il religionismo no, non ti lascerà mai fare quello, mai! Tira un sospiro di sollievo adesso con me, dai. Ah, Romani 8:1, non c'è nessuna condanna per colui che crede. E goditi la salvezza e la vita eterna. Ok, il cuore del cristianesimo. Scusate. Il cuore del cristianesimo, probabilmente... Il versetto più citato, o meglio conosciuto, quando si parla di cristianesimo, è Giovanni 3:16, giusto? Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Io non vi viene sempre da sogghignare quando vedo la parola eterna, perché ci sono persone che hanno il coraggio di dire sì, è eterna, però la puoi perdere. Allora Dio dice le bugie, perché chiunque crede avrà la vita eterna sempre che non la perda. Non ho capito. Vabbè. Questo allora, parola per parola,
è forse, Giovanni 3,16, la migliore descrizione nel cuore del cristianesimo. Non veniamo di farlo parola per parola, voglio darvi una piccola spiegazione da parte di Babbo Mario, alla luce della grazia, di Giovanni 3,16. Allora, poiché è la parola greca gar, che è una preposizione greca che assegna una ragione al resto della frase. Cioè, in altre parole, in quanto che, per il fatto che, questo è il motivo per il quale, poiché Dio ha tanto amato, questo è il motivo per il quale tutto esiste. Il cuore del cristianesimo è che Dio ha tanto amato, punto. Poiché, questo è il motivo, poiché Dio l'iniziatore di tutto, l'iniziatore di tutto, vi ricordate quante volte vi ho detto che ho parlato del contratto e del patto? La religione è un contratto, io faccio qualcosa per te, tu fai qualcosa per me, ma il Vangelo è un patto, il contratto è basato sulla prestazione di due persone, il patto è basato sulla promessa di una persona, poiché Dio, non perché Dio e io, no, quello sarebbe un contratto, poiché Dio, l'iniziatore è Dio. Non c'è bisogno di nessun altro, Dio basta. Ebrei 6,13 dice: quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Dio non ha bisogno di nessuno. Vi ricordate Genesi 15, quando dice ad Abramo di portargli i cinque animali, di cui tre devono essere interi, due vengono... Scusate, due devono essere interi e tre devono essere tagliati in due parti. Poi metterli per terra. Poi Abramo si addormenta perché chiaramente è la dimostrazione che Dio non ha bisogno di nessuno. E poi scende la famosa la torcia fumante, fuoco e fumo, che è un'epifania di Cristo, una rappresentazione, una manifestazione spirituale di Cristo. E Cristo passa in mezzo ai pezzi del sacrificio, facendo il patto tra sé e il Padre, tra sé e Yahweh. Quello è il patto. Il patto è fra Dio e Dio, non fra Dio e l'uomo. Quello sarebbe un contratto. Il patto è fra Dio e Dio. Non poteva giurare per nessuno più grande di lui, ha giurato per se stesso. Quindi Dio basta, poiché Dio ha così amato. E ritorniamo al fatto che la ragione di tutto è proprio perché Dio ha così amato. Il cuore del Vangelo, il cuore del cristianesimo è perché Dio ha amato. Efesini 2,1 dice: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. 4. Poi produce una lunga lista di falli, peccati, eccetera, eccetera. E dice: ma Dio, che è ricco di misericordia, per il suo grande amore ha così tanto amato, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo e voi siete salvati per grazia. Dio ha così tanto amato. Anche qui vedi che non è un contratto dove dice: allora eravate dei morti, dei disgraziati, morti di fame, peccatori, criminali, figli dell'ira, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi vi siete pentiti, avete cambiato modo di vita, e allora no. Ma Dio non ha bisogno di te, non ha bisogno di me. Ma Dio ha creato questo patto che si chiama Vangelo e ti offre la salvezza gratuitamente. Tutto pagato, tutto compiuto, te ne stai, calà, non c'è niente da fare. Quindi, poiché Dio ha così amato il mondo, nota bene, non solo chi se lo merita. Quello è il religionismo. No, ha amato il mondo, non certe razze,
certe categorie, certe divisioni, classi o famiglie. Non la Chiesa, non i santi, non i buoni, no, il mondo, il mondaccio fatto di ladri, assassini, prostitute, omosessuali, tossicodipendenti, e ma ci mettiamo dentro anche i politici, ma non sono tanto sicuro, però anche i politici ci vuole Dio. 2 Corinzi 5,19 dice: poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Ha riconciliato, passato, ha riconciliato il mondo, poiché Dio ha tanto amato il mondo a sé, l'umanità, Adamo, ogni essere umano lo ha amato così tanto, sì l'omosessuale, sì il pedofilo, sì il drogato, sì la prostituta, sì li ha così tanti tanto amato che ha pagato il prezzo del loro riscatto in anticipo e gli dice: se vuoi puoi essere mio figlio, perché ho pagato il prezzo del riscatto. Gloria a Dio. Poiché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato. Oh, l'amore può essere un sostantivo, ma il cuore dell'amore è un verbo. Amare è l'azione corrispondente. Amore da sostantivo è morto. Amare è un verbo, è vivo, è l'azione corrispondente, la sostituzione che Dio ha fatto tra me e Cristo. Dovevo pagare io, ha pagato Lui. Dovevo morire io, è morto Lui. Io non dovevo ricevere niente, Lui ha ricevuto la gloria, la vita, la risurrezione, tutto quanto, e l'ha passata a me. E questa è l'azione ha tanto amato che ha dato, che ha fatto qualcosa, che non è stato lì sul trono come Maomè, come Allah, come Buddha, come Shinto, come tutti gli altri falsi dei che sono lì, aspettano soltanto di che qualcuno faccia qualcosa perché stiano bene. No, il nostro Dio ha fatto Lui, ha anticipato, non ha chiesto niente a nessuno, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Ricordati che puoi dare senza amare, ma non puoi amare senza dare. Se ami, dai. Dai della tua vita, della tua sostanza, del tuo affetto, dei tuoi sentimenti, della tua intimità, della tua presenza. Dai, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Figliolo, perché? Perché voleva figli. Se avesse voluto un servo, avrebbe dato un servo. Il famoso principio della semina di raccolta. Se tu vuoi raccogliere grano, non seminare zizzagna, perché non lo raccogli il grano se semini zizzagna. Dio ha dato un figlio, ha seminato un figlio, il seme che è caduto nel suolo ed è morto, ed è risorto e ha portato con sé milioni, miliardi di figli, perché vuole figli, non vuole servi. Come un genitore... due genitori umani che non si trovano la prima notte di nozze e dicono: allora senti, abbiamo bisogno di uno che lavi i piatti, abbiamo bisogno di uno che eventualmente vada a lavorare e ci porti un po' di soldi a casa, abbiamo bisogno di uno che lavi la macchina, abbiamo bisogno di uno che magari quando siamo vecchi ci porti in giro, eccetera eccetera, quindi facciamo un figlio. No, facciamo un figlio perché ci amiamo e vogliamo qualcosa da amare. Il destino, la natura dell'uomo è uguale a quella di Dio, che vuole amare qualcuno, poiché Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figliolo. Galati 4, 6 e 7 dice: Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Vedi che no, perché Dio ti ha creato? Per servirlo. Ma no, Dio c'ha gli angeli che lo servono.
No, Dio ti ha creato per adorarlo. No, non, Dio non è insicuro, che ha bisogno di qualcuno che gli dica come sei bravo, come sei bello, come sei meraviglioso, come sei... Quello fa bene a noi. Lui è quello che è, non ha bisogno di niente. No, lui ci ha creato per potersi amare. Perché quando sei amore, quando sei un universo pieno di amore, hai bisogno di qualcuno su cui riversare questo amore. E questo è l'unico motivo per cui ha creato te, per cui ha creato me. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo unigenito figliolo perché chiunque. Il Vangelo lo annuncio a tutti. Chiunque, non nessuno speciale, nessuna elite, come li chiamano adesso quelli speciali, c'è una nuova moda di quelli, in inglese si chiamano remnant, rimanenti, non lo so. Comunque, chiunque, perché chiunque. Il Vangelo è un annuncio a tutti. Luca 2, quando gli angeli appaiono ai pastori, dicono: siamo qui per annunziarvi una buona novella, per evangelizzarvi, per portarvi il Vangelo, che sarà di grande gioia a tutti, a tutte le nazioni, a tutto il mondo. Perché chiunque crede sarà salvato. Alleluia. Perché chiunque. E adesso vi dico una cosa che probabilmente sarà contestata da tanti, ma pazienza, intanto ci sono abituato. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, unigenito figliolo, perché chiunque creda in lui. Ok, quanta fede bisogna esercitare per essere salvati? Pensateci, quanta fede. C'è il fedometro che... E Dio in cielo che fa, dice: dai, che c'è ancora due lineette. Ah, no, scusa, non puoi entrare perché la tua fede non è arrivata a ping, non ha avuto abbastanza fede. No, quanta fede bisogna esercitare? Contrariamente a quanto si dice di solito, a quanto dicono tutti che hai bisogno di fede, non tanta. Di quanta fede hai bisogno per entrare in una stanza o per aprire una porta? Non tanta, devi soltanto farlo, devi soltanto dire: ok, è come ho fatto io il 2 febbraio 1982, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Quanta fede c'era lì? Mica tanta, però ho fatto quello che dovevo fare, ho creduto in lui, in quando gli ho parlato gli ho chiesto di aiutarmi e quindi ho creduto in lui. Non ho creduto al mago Merlino o a Buddha o a... No, ho creduto a Dio, e in quel momento Dio, mi stavo rivolgendo al mio Dio cristiano. Non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. E quindi chiunque creda in lui, ricordati che non è la tua fede che ti salva. Se fosse la nostra fede che ci salva, sarebbe anche lì, sarebbe una questione di opere, perché di quanta fede ho bisogno? Babbo Mario c'ha 50, Pasquale c'ha 27, Apostolo Pietro no, lui ne ha 72. Ma quanta fede abbiamo bisogno? Qual è quella linea dove dice: ok, hai abbastanza fede per credere? No, è soltanto un atto normale che dice: aiuto. Nell'istante che tu dici ti credo, che apri la porta e lui entra, è fatta. Perché non è la tua fede, è la sua. Galati 2:20 dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quella vita che ora vivo nella carne, la vivo con la fede, della fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato suo stesso. Non è la tua fede, è la sua fede che ti salva. Galati 2 dice: pistissa iuias ateos, la fede del Figlio di Dio. La fede del Figlio di Dio, è la fede del Figlio di Dio che ti salva, non la tua fede nel Figlio di Dio, no, è la fede del Figlio di Dio che ti salva.
Quindi, quanta fede hai bisogno? Non tanta. Devi soltanto farlo, che è quello che Giacomo parla quando dice le opere, la fede senza opere non vale niente. Qual è l'opera? L'opera è quella di dire aiuto, aiutami. Gesù dice sono alla porta del tuo cuore e busso, chi mi fa entrare? Quanta fede ci vuole a far entrare? Soltanto da dire ok, entra. Adesso in questo momento se tu dici Signore entra nel mio cuore, il Signore entra e ti salva. Non è tanto difficile, ok, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, aionios, eterna, senza fine, senza inizio, che è il premio della fede. Il premio della fede cos'è? È la vita del figlio di Dio. Non sono, quando arrivi in paradiso non avrai la villa più grande di quel poveraccio che invece non ha fatto il pastore, non ha fatto le profezie, non ha fatto niente, soltanto è riuscito per la rotta, come si chiama, per un pelo è riuscito a entrare nel regno dei cieli appena, la rotta del collo, non come si chiama, non importa, è appena riuscito a andare. No, non ci sono premi diversi, non ci sono ricompense diverse, quelle sono bagianate che dicono certi predicatori che non hanno capito che non c'è più grande premio di Dio. Il mio premio è Gesù Cristo, la mia ricompensa è Gesù Cristo, tutto quello di cui ho bisogno, tutto quello che voglio è contenuto nella sua presenza. Non ho bisogno di ville, non ho bisogno di piscine, non ho bisogno di campi da tennis, non ho bisogno di jet personali, non ho bisogno di Lamborghini, non ho bisogno di niente. Il mio premio, la mia ricompensa è Gesù Cristo ed è la stessa per tutti. E il premio della fede è la vita del Figlio di Dio. Quando io apro quella porta, quando io dico aiutami, quando io invoco il nome del Signore e sarò salvato, quando Romani 10:13, quando quell'atto semplice, senza, che non richiede nessuna fede, che dice Signore aiutami, non pensate mai che dovete avere un... Ecco perché Gesù ha detto, ma no, avete bisogno di un granellino di seme, così potete muovere le montagne. Perché non è questione della tua fede, è la sua fede, è quella che conta. Quindi, l'eterna garanzia di salvezza è quella che Paolo definisce, 1 Corinzi 6:17, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. È uno stesso spirito con Lui. Chiunque si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Non c'è distinzione, non c'è. Chiunque si unisce al Signore è la stessa cosa, quella è la tua certezza. La tua certezza che la fede non è tua, è la sua. Che la vita non è tua, è la sua. Che la giustizia non è la tua, è la sua. Che la santificazione non è la tua, è la sua. La giustificazione non è la tua, è la sua. Che la vita eterna non è la tua, è la sua. Tutto quanto appartiene a Lui. Ed è quello là, è uno stesso spirito con Lui, seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù, uno per sempre. Ed ecco il cuore del cristianesimo, l'assicurazione che non ho nient'altro da fare, completare o conquistare. Ha già fatto tutto Lui. A me resta crederci e riposarmi nella certezza della sua promessa. Tutto è compiuto. Spero, io continuo a martellare, spero che in qualche modo qualcuno mi ascolti e ascolti la semplicità di quello che sto dicendo, sempre con, come si dice, confermata dalla scrittura, perché vi ripeto, ogni volta che dico una cosa metto 1, 2, 3, 4 scritture per confermare quello che dico, perché non è che quello che non importa quello che dice Babbo Mario, quello che importa è quello che dice Babbo Bibbia, ed è quella l'unica cosa che conta. Quindi spero, prego, spero
che qualcuno prima o poi si renda conto che, ragazzi, ma chissà, magari Babbo Mario ha ragione, fammi dare un'occhiata, fammi vedere un attimo se è vero che la vita è eterna, fammi vedere se è vero che la fede è la sua e non la mia, fammi vedere se è un momento che Dio ha giurato per se stesso, fammi vedere che nessuno potrà mai togliermi dalla mano del Padre, che fammi vedere se qualcuno che nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, fammi vedere se anche se io sono infedele lui rimane fedele. Fammi vedere se queste cose sono vere o no. Controllate, e poi spero che tirate quel famoso respiro di sollievo. Ragazzi, siamo a pochi giorni dalla fine dell'anno, ma lo volete tirare sto respiro di sollievo? Smettetela di lottare, smettetela di lavorare per quello che già vi appartiene. Quando mio figlio viene a casa mia, Non si mette la mattina, ma neanche i miei nipotini la mattina non vengono in camera da letto e dicono: nonno, ti prego, tu, nonno, che sai tutto e che puoi tutto, ti prego, nonno onnisciente e onnipotente, potrei avere un pochino di latte e di biscotti? No, sapete cosa fanno? Vanno in cucina, aprono il frigo, tirano fuori latte, biscotti, quello che vogliono, miele, marmellata, burro, prosciutto, melone, anguria, filetto, salsicce, tutto quello che hanno bisogno e se lo mangiano. Perché? Perché sono miei nipotini. Ma perché il figlio non ha bisogno di chiedere niente perché già gli appartiene. Il padre cosa ha detto al figlio prodigo? Prima gli ha detto al figlio proprio, poi gli ha detto al primogenito, cosa gli ha detto? Tutto quello che ho è tuo. Perché te lo vuoi guadagnare? Perché te lo vuoi guadagnare? Tutto quello che ho è tuo. Se me lo vuoi chiedere, non ci sono problemi, ma non te lo devi guadagnare, è tuo. Sei un figlio, fa parte della tua eredità, ti appartiene, goditelo. Tira un respiro di sollievo, dai, 1, 2, 3. Affrontate il 2024 con quell'attitudine di riposo che dice: tutto è compiuto. Il mio papà ha fatto tutto quello che c'era da fare. Gesù ha pagato il prezzo di tutto quello che io devo pagare, non devo più niente a nessuno, non devo niente a Dio, non devo niente al mondo, non devo niente agli uomini e senz'altro non devo niente al diavolo e non devo niente, tutto è stato pagato, il prezzo del mio riscatto è stato pagato, punto e basta, tutto è compiuto. Che Dio vi benedica, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo probabilmente domani sera, ve lo faccio sapere, ciao.